Siamo qui nella scuola edile di Bologna, che è la nuova denominazione della scuola, con moltissime novità che riguardano le attività che stiamo portando avanti, che abbiamo incrementato in questi ultimi mesi. Abbiamo cambiato il logo della scuola e anche il nome. Avevamo bisogno di dare l'immagine di una realtà che è cambiata profondamente in questi ultimi anni. Abbiamo ottenuto dalla Regione il finanziamento di un ulteriore percorso di istruzione e formazione professionale, nonché l'inserimento di un quarto anno che porta i ragazzi a diploma. Abbiamo dovuto approntare velocemente un piano di sviluppo anche strutturale, delle nuove aule attrezzate molto innovative. Temporaneamente abbiamo dovuto ampliare anche gli spazi di laboratorio, costruendo una tensostruttura esterna che sarà riscaldata e dotata di tutti i comfort necessari. La scuola continua a erogare formazione comunque ai dipendenti, agli operatori del settore, ai professionisti dei vari ordini. Cerchiamo di rispondere alle necessità e fabbisogni di questi gruppi che hanno necessità di essere formati in maniera tempestiva. Bene, a questo punto non mi resta che augurare a tutti, ai nuovi allievi della scuola, ma anche agli operatori del settore che verranno a fare formazione qui da noi, di avere un anno e una prospettiva più che positiva e che noi si sia in grado di fornire loro il servizio nel migliore dei modi.